e oggi sono qui per mostrarvi i miei prodotti finiti del mese di dicembre. Non sono tantissimi, però ci sono delle cosine nuove, insomma, interessanti che ci tengo a farvi vedere. Inizierei parlandovi di questa tinta qui, della testa nera, la Nectra Color, con nettare floreale e oli botanici. È la tinta, insomma, che mi vedete anche adesso, non si nota tantissimo, ma prima ero leggermente più chiara. E c'erano, diciamo, più riflessi rossi, anche se adesso se mi metto alla luce comunque i riflessi rossi e rossi rame ancora ci sono, ma meno evidenti. Era tantissimo che non facevo una tinta perché stavo facendo quella della Cadi naturale, ma avevo voglia di cambiare. Io so che non ho costanza in queste cose e era davvero forse più di un anno. Quindi ho ceduto, questa è la numero 668 nocciola, che per me non è proprio nocciola perché comunque ha dei bei riflessi anche la tinta in sé, levando il fatto che io già ce l'avevo sotto di mio. La cosa che io in generale odio di più delle tinte, diciamo queste qui da supermercato, è l'odore, perché ha un odore forte che persiste poi sui capelli. Invece questa, quando ho letto con nettare floreale oli botanici, c'era scritto da qualche parte dietro, eccolo, divino profumo floreale, e ho detto sì, vabbè, sarà come le altre. Invece, ragazzi, vi giuro, ha un odore buonissimo, davvero floreale, sembrava l'odore di uno shampoo. Quindi questa cosa mi ha fatto davvero molto piacere. Ottimo anche il balsamo che era al suo interno, che non ho conservato, e ve la straconsiglio perché comunque anche sono passati anche vari lavaggi, facendo conto che lavo i capelli un giorno sì un giorno no, e non sta ancora sbiadendo, non ha lasciato colore. Questa è un'altra cosa che io odio quando esco dalla doccia dopo aver fatto la tinta, quindi non so, al secondo terzo lavaggio, che continua a buttare colore sugli asciugamani. È una cosa che mi dà davvero fastidio. E invece questa assolutamente non ha lasciato colore e sembrano ancora non sbiadirsi e non perdere, insomma, i riflessi e il colore pieno che ha dato. Quindi mi sento, insomma, di consigliarvela. Per quanto riguarda i capelli, un po' monotona come cosa perché ho finito due, ve ne mostro uno che l'altro l'ho buttato, di Ultra Dolce all'estratto di mango e fiori di Tiare. Quindi lo conoscete strabene perché ve lo mostro praticamente ogni mese, ma è davvero, insomma, buono, anche se mi sto stufando di questo perché appunto lo vedete spesso, ne avevamo presi davvero parecchi. E se non sbaglio sono finiti dopo questo e l'altro che ho finito. Ora sto anche provando uno nuovo che non è ultra dolce, lo so, vi sembrerà strano e mi sta anche piacendo, poi ve ne parlerò in seguito. Per quanto riguarda sempre i capelli, mio padre vi avevo fatto vedere l'altra volta anche uno shampoo antiforfora, e invece questa volta vi faccio vedere questo qui che è lo shampoo anticaduta fortificante dell'Equilibrio. Lui sta usando dal Cosmoproof più o meno, perché gli avevo fatto provare dei campioncini che mi avevano dato e gli è piaciuto tantissimo. Praticamente è lo shampoo che compra sempre, tranne quando non lo abbiamo in casa e ne rimediamo uno al volo, insomma. Gli piace tantissimo e tra l'altro, pur non essendo antiforfora, non gli fa venire la forfora. Quindi è davvero un ottimo shampoo, non ingrassa il capello, lo lascia pulito e profumato. È davvero ottimo, ve lo straconsiglio. E come sempre vi lascio anche gli inci ai lati. Cioè, si trova tranquillamente negli acquistaponi, nelle coin, quindi. Poi ho finito un pacchetto di queste salviette che vi ho fatto già vedere della Laurella, che mi piacciono tantissimo, ormai lo sapete, appunto perché sono anidro d'ape, sono bene imbevute, non bruciano assolutamente gli occhi e struccano bene e vengono a meno di 1 euro, quindi direi che è la perfezione. Ora passiamo al make-up. Dovete sapere che ho fatto una pulizia di fine anno, quindi nella postazione ho buttato un po' di cose che insomma erano inutili, andate a male, finite, quindi vi mostro queste cosine. Tra l'altro ho aggiornato un po' la mia postazione make-up, non è cambiato tantissimo, però ho
Ho aggiunto dei contenitori, delle cosine. Magari fatemi sapere se vi interessa che io giri l'aggiornamento della postazione. Comunque, prima cosa che vi faccio vedere che andrò a cestinare è questo pennello della Kiko. Non so se c'è un numero, sì, precisamente il Face 102. Dovete sapere che i miei primi pennelli, diciamo, buoni, è stato un set di Kiko, non so chi se lo ricorda, ma era un barattolone in latta con dentro, se non sbaglio, una decina di pennelli e lo trovai una volta in offerta, quindi quelli erano, cioè, sono stati i miei primi pennelli seri. Sono passati degli anni, saranno passati almeno 6-7 anni. Tutti gli altri pennelli ancora vanno bene, soprattutto quegli occhi sono fantastici. Quelli viso incominciano ad avere le setole che si stanno indurendo e sono un po' fastidiosi sul viso. E questo per ora è quello che mi dà più fastidio ed è il classico pennello grande da viso per ciglia, terra. E mi trovo a buttarlo perché appunto diventa fastidioso passarlo sul viso, ma ha avuto comunque una buonissima riuscita perché vi ho detto almeno 5-6 anni se li è fatti. Poi, da dove parto? Cestino questo mascara della NYX, della New York Color, lo Skyrise, perché è un mascara davvero inutile. Inutile perché messo o non messo è la stessa cosa. So che adesso, insomma, ci sono anche dei buoni mascara della New York Color. Questo lo comprai parecchio tempo fa. Ha questo scolino davvero semplice. E vi giuro, messo e non messo, non si vede la differenza. Quindi, quando lo devo tenere lì nel cassetto, lo evito costantemente perché poi a me piace l'effetto super ciglia, belle, lunghe, voluminose. Questo non fa assolutamente per me, dopo averlo lasciato anni lì e l'unico modo in cui lo usavo era con un top coat che adesso vi faccio vedere, che è finito anche lui, quindi può andare anche nel cestino e non lo ricomprerò assolutamente. Un'altra cosa che non ricomprerò assolutamente sono i mascara da Kiko. So che adesso ce n'è uno nuovo che è fantastico, io ogni volta le commesse cercano di rifilarmi. Ma ditemi quello che volete, io ho avuto brutte esperienze con i mascara Kiko perché non ce n'era uno che mi piacesse, che facesse delle belle ciglia, che non le attaccasse e facesse i grumi e soprattutto che non si seccasse nel giro di 2-3 mesi. Perché comunque a me sembra assurdo visto che ho mascara aperti da tanto e non fanno questa fine. E quello che vi faccio vedere adesso è questo qui con il tubetto viola, che è il top coat e volume. Come, aspettate che è durissimo da aprire. Ecco qua. L'applicatore è fatto così a pallina, diciamo, e andrebbe passato sopra al mascara. A me l'effetto non piace per niente perché lo raggruma, si dice raggruma. E gli fa fare davvero un brutto effetto, secondo me. A me non piace, addirittura io lo preferivo da solo. Questo da solo era davvero un buon mascara. Ma adesso è finito finalmente, quindi lo butto felice. Ecco, questa combo non era male, ovvero quello della New York Color, questo della Kiko, e venivano delle ciglia normali, ma non tipo tipo come il Poupavant, ecco. Altro mascara che cestino, ma assolutamente ve lo consiglio, è il Multi Action della Essence, ovvero quello col tubetto nero e rosa. Ve lo straconsiglio perché separa le ciglia. Allora, questo è lo scovolino. Separa benissimo le ciglia fra loro. Le allunga, le volumizza al punto giusto. È davvero, questo è davvero fantastico. Tipo, mentre con ogni mascara Kiko mi sono trovata male, con ogni mascara Essence ho sempre avuto un amore. Quindi assolutamente ve lo consiglio. Questo ormai era secco e finito, quindi lo cestinerò. Altri prodotti che vado a buttare sono: questo è un correttore che mia madre comprò dai cinesi.
Nulla contro i cinesi, perché magari qualcosina si può anche trovare buono, cioè buono, carino, diciamo. Questo è il correttore fatto così, appunto, a matitone. È durissimo, è proprio duro da stendere, ti fa praticamente male quando lo provi a stendere qui. Oltre che non copre niente, che va nelle pieghette, devo continuare. Quello che vedete utilizzato è perché l'ha utilizzato mia madre, ma l'altro giorno ho detto: senti, io questo lo butto. Quindi cestinato assolutamente. Poi, qui io non so che dirvi, perché mi trovo a buttare questa base di Kiko per unghie. Comunque mi sono trovata davvero molto bene. Il problema è questo. E a me dispiace buttare prodotti che non sono realmente finiti, ma arrivato a questo livello non si riesce più a catturare il prodotto e non è più come prima, perché io non so se si vede, incomincio a fare i fili, è diventato colloso, non si asciuga, quindi quando devo diventare cretina per mettermi lo smalto lo butto. Però mi dispiace perché comunque è una buona base e mi dispiace buttarla quando ce n'è ancora dentro. Stesso discorso per quest'altra base, cioè questo è uno smalto trasparente che appunto usavo come base, sempre della Kiko, è il numero 200 se vi interessa. Qui ce n'è di meno, ma come vedete ce n'è e anche questo non si riesce più a prendere, però almeno già che arrivo a questo livello io sono più che soddisfatta e lo butto con meno dispiacere rispetto all'altro. E tra le due preferisco, fra queste due basi, preferisco senz'altro questa perché si asciuga più in fretta. Ho provato poi due campioncini che avevo a casa della Vichy. Questi qui, acqua, aspettate che spara flash. Ecco qui, acqua termale. È una crema idratante, davvero molto idratante, con un profumo buonissimo, proprio di crema, dà proprio l'idea di quelle creme che si usavano una volta che sapevano di crema. Mi sono capita da sola. E davvero molto molto nutriente, molto idratante, ma pur essendo molto idratante si asciugava in fretta e l'ho usata anche come base trucco. Mi è piaciuto davvero tantissimo. Ho usato due campioncini perché ne avevo due e davvero un'ottima crema, mi ha stupito. Ho fatto poi questa maschera della Montagne Jeunesse che mi avevano dato anche questa al Cosmoprof. E è una, la cosa particolare è una maschera in tessuto. Volevo farvi mettervi una foto, ma insomma non mi pare proprio il caso. Tipo un mostro. Ma la cosa carina, a parte il fatto che non devi stare lì a prendere, spalmare tutto, quindi infili così come, cioè come fosse appunto una maschera. E è tantissimo tantissimo imbevuta, ma veramente tanto. Poi dà una sensazione di freschezza fantastica, un po' meno con questo freddo. La pelle risulta davvero pulita e morbida dopo il risciacquo. Mi è piaciuta tantissimo. E so che si trovano a volte da Clairis. Io ogni volta che ci vado non le trovo praticamente. Telefono. Eccomi. Quindi assolutamente ve la consiglio e spero di trovarla da qualche parte perché mi piace tantissimo. Questa era l'aloe vera, magari ritrovarla da qualche altro gusto, tra virgolette, perché la trovo davvero comoda. Come sempre vi faccio vedere anche le Yankee Candle che ho terminato, che abbiamo terminato questo mese. Sono una marea, vi dico. Vado, diciamo, veloce su quelle che vi ho già citato. Ci sono tantissime. Quante sono in tutto? Oddio. Quando vedo questa cosa, insomma, che ho il riepilogo del mese davanti ai miei occhi, mi rendo conto che siamo un po' malati di Yankee. Allora, abbiamo terminato tre Christmas Garland, tutta storta, e che appunto è quella che sta di pino e è buonissima. L'abbiamo accesa tantissimo sotto Natale. Ed è davvero fantastica perché tra l'altro tra tutte quelle che vi faccio vedere è quella che lascia più profumo proprio dentro casa e c'è questo profumo che è buonissimo, mi piace davvero da morire. Poi una, due, sì, solo due, sì, due Midnight Summer, no, Midsummer Night, mi sono inventate.
C'è anche questa, sapete, che mi piace tantissimo, ha un odore delicatissimo e a me rilassa da morire ogni volta che l'accendiamo. Poi, oddio quante, due, anche questo abbiamo accesa tantissimo, sì, sotto Natale, due Christmas Ivy, che è un odore molto particolare. Devo dire che quando ho annusato la cialdina, insomma la tartina, avevo paura non mi piacesse perché comunque è un po' speziato come odore. Invece devo dire che una volta accesa è davvero molto buona, dà proprio quell'idea un po' di Natale e non è troppo forte e pesante. Poi abbiamo Cranberry Ice, che a me è piaciuta tantissimo. Si sentiva in camera quell'odore, sapeva quasi di caramella, mi ricordava. E tra l'altro e è rimasto in camera questo odore anche il giorno dopo, cioè fantastica. Poi vi lascio una buonissima che abbiamo provato questo mese per ultima, Beach Flowers, che ci è piaciuta moltissimo perché ha un odore floreale ma molto delicato, che non diventa esagerato, perché gli odori floreali troppo forti non ci piacciono molto. Infatti non ci ha fatto impazzire Lilac Blossom, perché dopo un po' cioè, si sentivano odori di fiori davvero allucinanti, che rientrati in camera era davvero troppo. E infine, che è particolarissima, non so se vi ricordate, quando vi ho mostrato le Yankee nel video, magari ve lo lascio, vi ho fatto vedere che una era rotonda senza il bordino frastagliato intorno. Non so se erano le Yankee vecchie, di una vecchia edizione, non so. E avevamo provato questa, Tranquil Relaxing Rituals, non c'è scritto altro, ma ci è piaciuta davvero tantissimo. Vi lascio sotto anche il link dove abbiamo comprato le Yankee a prezzi molto più bassi, quindi se per caso fate un ordine vi straconsiglio di provarla questa, perché ha un odore davvero magnifico e non so descrivere gli odori, quindi dovete andare sulla parola mia. E niente ragazzi, questi erano tutti quanti i prodotti che ho terminato questo mese. Spero vi sia stato utile sentirne parlare. Fatemi sapere se anche voi avete finito dei prodottini. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!